Presidente, ringrazio molto l'Università Federico II, il rettore Vino, saluto ovviamente il nuovo rettore, ringrazio molto il professor Staiano che per primo ha voluto ricordare questa giornata così importante. Ed è bello che oggi sia tutta la città, tante sue istituzioni, c'è la Camera, c'è la Napoletana, c'è il Comune, c'è l'Università, c'è la Scuola con la Vittoria Emanuele II, il Conservatorio, la Società Napoletana di Storia Parte, il professore, giornalisti. Ed è importante, non è casuale che noi abbiamo istituito qualche giorno fa anche la giornata del Duomo di Martello, che non è un rigurgito identitario fine a se stesso. Sono piccoli tasselli di un puzzle che ci servono per ricostruire una storia che spesso non si trova più nei libri scolastici, che non si ha manco la voglia di ricercare negli archivi. Allora sì, Napoli è vero che è stata raccontata anche, come diceva Marco Esposito, un popolo in difesa, su, però se veniamo alla storia di Napoli, di allora e di oggi, un popolo che non accetta la tirannia. È un popolo che apparentemente può apparire che subisce soffocamenti e restrizioni, ma sarebbe nel 600, per come è iniziato e per come è finito. La Repubblica Partenopea, il monitore, i moti di libertà, la rivoluzione francese, come fu soffocato, il bicentenario del primo Parlamento Comunitario, 1820-22, con delle pagine di costituzionalismo moderno straordinario, 1848. Poi dovremmo anche un po' riscrivere la storia d'Italia, perché la Repubblica è una e indivisibile, ma lo è e lo sarà se si fonda sulle radici condivise. Anche trattare i briganti, come è stato citato prima da parte tua, i carbonati, i briganti come se fossero i criminali, non è così, va riscritto. Il peso del Mezzogiorno, ma qua peso. Il Banco di Napoli, era il Banco di Napoli, è servito per risanare le casse fallite dei piemontesi e di Savona. Vogliamo dire Napoli dell'inizio del Novecento, quello che ha rappresentato come pensiero libertario, come visione. Il Presidente ha fatto bene, che noi siamo molto orgogliosi, negli ultimi anni non è più la retorica solamente del sindaco con la fascia che ricorda le quattro giornate. Vedete quante iniziative, anche quest'anno, ai tempi della pandemia, 27, 30 settembre 43, sono addirittura aumentate le iniziative in ricordo orgoglioso del fatto che Napoli, prima città d'Europa, a liberarsi da sola con una rivolta del popolo dall'occupazione nazifascista. L'attuale presidente Landi, che saluto perché è caduto l'altra volta e per la prima volta non è venuto alle cerimonie, 92 anni, aveva 16 anni quando tra via Duomo e via Follia sparavano ai cecchini fascisti. 16 anni, Generino Capozzo, 8, Maddalena Cinasuo, dove quest'anno abbiamo ulteriormente rafforzato le cerimonie ufficiali, già conosciuto forse di più a Napoli, che volte la sanità, ma volte Maddalena Cinasuo, che si fece ammazzare per non consentire ai tedeschi di rompere l'anello di collegamento tra il centro e il capo di mondo. E poi per il 25 aprile del 45, potrei continuare per quello che i meridionali hanno fatto nella ricostruzione negli anni 60 no. E non lo dobbiamo dire per avere la supponenza di essere migliori, però io credo che la storia vada rimessa a posto per essere un paese più forte, più unito, e quindi queste iniziative sono straordinarie anche, chiudo, che è un saluto, per ricordarci che non troppo frettolosamente si può aprire un dibattito sull'eliminazione del Parlamento. Stamattina dei ragazzi di Vittorio Emanuele, un ragazzo e un altro ragazzo, hanno letto alcuni passi di quella seduta. Beh, Parlamento è un diritto, Parlamento è la democrazia. Certo, la democrazia diretta, assolutamente, la democrazia partecipativa, fondamentale, ma il ruolo della rappresentanza, delle minoranze, della dialettica. E hai fatto bene, Presidente, a ricordare quanto deve essere emozionante, no? Quando si presiede quell'aula, vedere il luogo della democrazia. Credo che tutto questo sia importante perché il diritto, soprattutto quando è costituzionalmente orientato, serve a far vivere quei valori fondanti che sono scritti nella Costituzione, ma sono scolpiti ancora di più nelle radici della storia, che sono quelli della giustizia, della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza.